Allora, okay. Prima si apre la placchetta. La placchetta si mette su un posto piatto. Poi si apre il tampone rigorosamente dalla parte opposta, in questo modo, lo si sfila, in questo modo. Non lo si tiene così, non così, perché non lo mettiamo nel naso, non va così, ma lo si tiene in questo modo, per si reclina la testa e lo si mette in questo modo, in questa direzione, parallelo al palato, in questo modo, ecco, e lo si gira 4 volte nella narice destra, poi lo si toglie, lo si mette nella narice sinistra, lo si gira anche per 4 giri, sempre parallelo al palato, non nel naso, vedete come ce l'ho in mano, lo tiro fuori e poi lo si mette nel suo apposito liquido. Questo lo si schiaccia, si spreme bene il tampone. Il tampone deve essere ben spremuto, non si spreme, non si tiene dentro 40 secondi, 45 secondi, così lo si gira, lo si spreme. Poi si appoggia questo, si mette il tampone dentro nella custodia, così non si può, e si mette su il contagocce. Messo il contagocce, lo mettiamo 4 gocce sulla placchetta e aspettiamo che salga. Si aspetta circa 10 minuti massimo e poi alla fine vediamo il nostro risultato. Sta salendo piano piano, quindi vedete che ci mette anche di meno. La cosa importante è fare il prelievo nel modo giusto, quindi come ho detto prima, parallelo al palato, 2 cm, narice destra, narice sinistra, girando 4-5 volte e poi fare questa procedura fino a quando abbiamo questo risultato. Alla fine vedremo che si svilupperà, si deve sempre sviluppare una riga rossa a livello della C di controllo. Vedete che si sta già sviluppando adesso, piano piano, questa riga rossa della C di controllo certifica che il test è terminato in modo corretto ed è giusto ed è finito in modo corretto. Quindi questa linea rossa ci deve sempre essere, altrimenti il test è nullo, non è né sì né no, è nullo. Allora, nel caso specifico, qui non c'è un'altra riga, a livello della T di test non c'è un'altra riga, quindi il paziente è negativo, cioè non ha il coronavirus. Se qui ci fosse un'altra riga rossa come questa, se qui ce ne fosse un'altra, quindi fosse un'altra riga rossa in questa posizione, all'altezza della T, allora sarebbe positivo e la persona dovrebbe
andare dal medico e fare un test PCR di controllo ed andare immediatamente in quarantena.